Buonasera e bentornati sulle web frequenze di Piero da Saronno. Ricominciamo le nostre fantastiche telecronache con una partita, l'ultima giornata del torneo Malacarne, che poi vedrà le sue finali sabato e domenica in quel di Cermenate, con l'ultima giornata, come dicevo, che vede antagoniste la pallacanestro di Rovello contro la pallacanestro di Como. Pallacanestro di Como che questa sera, come in tutto il campionato di Serie D che farà, schiera una squadra di ragazzi molto giovani, molto, molto bravi, molto volenterosi. Basket Rovello invece che ritorna in campo dopo tanta preparazione, dopo una lunga pausa, con delle grandi novità. Grandi novità che sono quelle della mancanza di Mosca, di Mosconi, di Pancino, di Zoia, di Borghi, che sono un po' sparpagliati per la provincia di Como, e con l'acquisto di quattro nuovi giocatori, anzi cinque nuovi giocatori. Berni intanto riprende la palla per Lanzi per un nuovo Barbisan che viene dalla pallacanestro di Meda, che gioca subito pick and roll con Stefano Galli, scarica sotto per l'altro nuovo entrato, Simone Beretta, che viene proprio dalla pallacanestro di Como e che Manuel Ciglio ha fatto esordire in quintetto base. Riconquista poi un altro bel rimbalzo Bernia, che abbiamo acquistato dalla pallacanestro di Cermenate. Stefano Galli che va in uno contro uno, prende il blocco di Bernia, gioca fuori per Barbisan, Lollo Lanzi, una buona conferma, bomba da tre di Lollo Lanzi e siamo già 5-0 contro questi ragazzi che sanno correre fortissimo. Giochiamo a uomo, Beretta sul numero 15 che è la carbonara, Bernia che ruba palla e va in terzo tempo facile contro il numero 11 che è Bianchi, porta palla allora il playmaker che poi si palleggia sui piedi, la carbonara. Beretta difende molto bene, chiuso Piffaretti, l'altro playmaker della squadra, giocano due con il numero 11 che scarica fuori, bomba da tre per Seregni che non la mette, deviata dal nostro numero 20 Beretta, arresto e tiro che non va per i ragazzi di Como. Stefano Galli con Lollo Lanzi gioca il blocco fuori per Beretta ancora che si arresta, fuori per Bernia per Barbisan che andrà a scaricare, no, va in uno contro uno, sospensione e due punti anche per lui, per il nostro nuovo numero 12, Massimo Barbisan, classe 1993, come dicevo l'anno scorso con Meda, con C2. Giocano veloci, in penetrazione, che sbaglia e poi riconquistiamo l'imbalzo, va in penetrazione Zonta, il figlio del mister. Scarico sotto ancora per Barbisan, scarico per Bernia, stoppato e poi la palla ritorna ancora in mano a Lollo che gioca a papero con Bernia che va in uno contro uno, non riesce a metterla, si conquista i primi due tiri liberi della partita. Luca Bernia, classe 1982, 1,96 m, di tante esperienze, di tanta bella voglia di giocare a pallacanestro. Rimessa dal fondo, anche se era in penetrazione, l'arbitro Leone Orsenigo ha deciso così. Fuori per Barbisan, per Lollo, viene francobollato per evitare il tiro, sotto ancora per Bernia che si fa spazio con il suo fisicaccio, ancora altri due punti per Luca, porta palla Piffaretti, sfida Lollo, palla per Seregni contro Stegalli, raddoppio di Barbisan, raddoppio poi di Stegalli, fuori per la carbonara arresta e tiro e fa i primi due di Como, 11-2 dopo 3 minuti.
Lollo chiama lo schema numero 1, qualche schema nuovo per la squadra di Manuel, fuori per Beretta, Beretta che vorrebbe andare in uno contro uno contro il suo ex giocatore, il suo ex compagno di squadra, da fuori a Stegalli, Stegalli ancora temporeggia, poi va con Barbisan che va di schiena, si gira, non la mette, Beretta sbaglia il rimbalzo, numero 12 che va in arresto e tiro con braccia lunghissime, Zonta, e realizza due punti che portano il risultato sull'11-4. Lollo ancora, abbiamo poi anche delle novità nella panchina del basket Rovello che poi vi andremo a raccontare. Lollo tanto sfida in uno contro uno il suo antagonista Piffaretti, penetrazione in contropiede di Seregni che la butta sulla rubatona e poi Stegalli fa lo stopper e riesce ad intercettare la velocità e la penetrazione di Piffaretti. La carbonara per Piffaretti, Franco bollato da Lollo, blocco su Piffaretti, arresto e tiro che va dentro, 11-6, chiamiamo lo schema alto, doppio blocco sopra, palla per Luca, ancora Lollo, Lollo per Barbisan, Barbisan fuori per Beretta, Beretta sotto per Bernia, Bernia che la scarica per Stegalli, Lollo, bombettina di Lollo e sono altri tre punti facili, bravo Lollo, non rientrati, Emanuele li ha spremuti non poco durante questa, dal 25 di agosto in avanti quando sono ricominciati gli allenamenti, gioca ancora velocemente con un tiro da tre, numero 12 Zonta, e allora Stegalli riporta il pallone verso l'attacco per Barbisan, Barbisan per Lollo, gioca pick and roll che non va a finire, lo chiude poi con Luca Bernia e poi la tocca Luca con la gamba e quindi resta rimessa per i ragazzi capitanati da Zonta e da Riva, rimetterà la carbonara, Beretta gli fa di ogni per non farlo rimettere, Piffaretti, Piffaretti prende il blocco di Zonta, ancora Piffaretti che viene istituita la palla, passo e tiro, non lo fa, pick and roll, giocato molto bene e sono altri due per i ragazzi di Como, 14-8, 4-48 già trascorsi, da trascorrere ancora, scusate, Lollo ancora per Bernia, Stegalli che va in uno contro uno, nasconde il pallone, poi fa una zingarata sotto canestro, la scarica per Beretta che non la trattiene e quindi è rimessa per i ragazzi di Como dal fondo, ancora la carbonara, la carbonara per la carbonara, scusate, penetrazione con fallo da parte di Barbisan, penetrazione del numero 8 Seregni, sono due tiri liberi per i ragazzi di Zonta, lunghissime trascorsi in panchina mister Zonta, primo di Seregni, prende il ferro corto, secondo libero di Seregni che va dentro, 14-9 per i ragazzi del basket Rovello, chiamiamo lo schema papero, seguiamo Bernia sotto per Beretta che appoggia male al ferro e lo prende corto, corrono veloci con Zonta, con Seregni troppo veloci e allora Lollo ancora Lollo per Barbisan serve ancora Lollo, prova il blocco, prova il pick and roll, doppio pick and roll, gira sotto, non viene servito, fuori per Barbisan, andrà in uno contro uno molto bene, accompagna molto bene la palla Barbisan verso il ferro, Barbisan che è un ragazzotto del 1993, un bell'1,92 con braccia belle lunghe, ci regalerà qualche schiacciatona durante il nostro campionato, Lollo ancora, giocano sulla lunetta con Zonta, salva poi Zonta, rientra da fuori, tiro in arresto all'ultimissimo secondo di Bianchi che segna il 16-11 quando mancano 3 minuti alla fine del primo quarto,
si prepara intanto sulla panca dei cambi Andrea Boss, ancora Barbisan che scarica per mister Luca Bernia, che fa due punti con il terzo in opzione con il suo bel tiro libero. Prepariamo il cambio, entra Boss ed esce Simone Beretta. 1993, un under, minuto di sospensione. Intanto chiesto da coach Zonta, dicevo che nella panchina del basket Rovello ci sono due nuovi elementi aggiunti, che sono l'aiuto allenatore Marcello Porro e l'assistente allenatore Mauro Settoni, che già fa parte del nostro settore giovanile, mentre possiamo vedere che Matteo Alberio ha preso un ruolo di accompagnatore e dirigente all'interno della Serie C2, oltre che a curare come responsabile tutto il settore giovanile del basket Rovello. C'è sempre poi il nostro grandissimo scorer Fabrizio Bolzoni e Emanuele Ciglio è rimasto il nostro capo allenatore per la terza stagione consecutiva dopo le due fantastiche stagioni che ci ha regalato con la promozione dalla D alla C2 e poi gli inaspettati playoff della scorsa stagione. Rientriamo con un tiro libero da fare per Luca Bernia, libero supplementare. È entrato Boss, Andrea Bosa, con il numero 13, reduce da un piccolo infortunio, infatti è la prima partita che gioca quest'anno, fuori per qualche tempo. È buono anche il libero di Luca Bernia, sono 19-11, pressiamo intanto la pallacanestro di Como, schiera anche il numero 19, bomba intanto del numero 11 Bianchi, che non va, no, il numero 10, scusate, è entrato per la pallacanestro di Como, che si chiama Longati. Giocano fuori allora e anticipano l'assist verso Bernia, porta palla Piffaretti, che va in arresto e tiro da solo contro un muro, e quindi nulla. Allora Lollo per Bernia per Boss che si muove, chiuso, Boss ancora in arresto e tiro, non va, recuperiamo un rimbalzone con Barbisan, Lollo ancora amministra, due minuti alla fine, Lollo arcobaleno di Lollo, non va, Bernia strappa il rimbalzo e recupera altri due punti. Bernia rimbalzo è veramente impressionante contro questi ragazzi. Portapalla allora Bianchi, la dà alla Carbonara, la Carbonara scaricata fuori poi per Zonta, che realizza un facile punto dai 4 metri. Preparano Barbisan, ancora riceve poi invece al contrario Bernia, Stegalli in arresto e tiro, si gira, appoggia il ferro ma resta corto, chiudiamo su Piffaretti, bomba tentata dal numero 10 Longati che non va a buon fine. Allora il Boss chiama lo schema papero, palla per Lollo, per Bernia, ancora Boss che va in uno contro uno, però accompagna troppo il pallone e quindi è un cambio per la pallacanestro di Rovello. Esce Massimo Barbisan ed entra Botti Luca Bottinelli. In queste giornate ci ha dato delle buonissime partite. Gioca allora Piffaretti contro Lollo, la Carbonara, Piffaretti ancora, gioca a due con il numero 11 ma non si capisce, Stegalli porta palla, rallenta un pochino, c'è fuori il passaggio per Botti per Boss che prende il blocco, no, va dall'altra parte contro tutta la natura, Botti recupera il rimbalzo, fa saltare tre giocatori, non realizza, recupera un altro rimbalzo, fuori ancora per Bernia, Lollo prende il blocco di Boss, gioca pick and roll, invece no, ecco che pick and roll si concretizza dopo un po' di tempo, recuperiamo un altro pallone, Stegalli, bombetta, accarezza soltanto il vetro, 19 al termine, sono 9 secondi,
la carbonara va in uno contro uno, poi arresto e tiro di un buon Bianchi lasciato solo, 21-15, 7 secondi, 5-4-3, arresto e tiro di Lollo, prende il ferro corto e termina molto velocemente il primo quarto, solo 3 falli, 21-15 per il basket Roello, veloci, veloci. Stavo dicendo prima che il basket Roello si è arricchito di giovani ragazzi under, quale Marco Moscatelli, proveniente da Cantù, come avrete visto nella presentazione su YouTube e sui canali di Piero da Saronno. Si è arricchito con Luca Bernia, uomo di esperienza proveniente da Cerbenate, ma ancora prima dalla Pallacanestro Como, che ai tempi giocava in Serie B. Si è arricchito di un ottimo Massimo Barbisan con il numero 12, che ha già sfoggiato le sue belle caratteristiche offensive in questo primo quarto, proveniente dalla Pallacanestro di Meda, proveniente dalla Pallacanestro di Desio barra Pallacanestro di Meda, diciamo così. Abbiamo riconquistato poi Frangi, Marco Frangi, l'anno scorso a Villaguardia, quest'anno è ritornato, questa sera non è presente in panchina, è ritornato come uomo da allenamento, uomo da spogliatoio. Abbiamo recuperato un ottimo Simone Beretta da questa squadra, dal Basket Como, che è il numero 20, e Ducis in fondo, un playmaker molto giovane del 1994 che questa sera non è schierato, Gabriele Del Pero, che ci ha già regalato tre ottime prestazioni. Ecco, ora che entra il nuovo numero 5, il nostro nuovo numero 5, Moscatelli, Marco Moscatelli del 93, Stegalli, Bosa, Franco Bollato dal numero 13, un cross poi che non va a buon fine, un po' deconcentrati ragazzi, cerchiamo di concentrarci, Pifaretti per Beretta, gira sotto molto bene Bianchi, bravo, gira sotto molto bene Bianco, 21-19, mettiamo Jack Vora adesso, Bernia per Moscatelli, sotto per Botti che va in sottomano, il suo solito sottocanestro è instoppabile. Chiudiamo allora sui ragazzi di Como che hanno tanta corsa, scarico fuori per Zonta che finta il tiro, scarica fuori poi per Longati, scarico ancora fuori per un tiro da due di Bianchi che non va, andiamo a correre, Stegalli fuori per Boss che va in uno contro uno, scarica per Botti per Boss che recupera con la manina il pallone, gira sotto, controllo perfetto del corpo, danza sotto canestro e poi va su di sinistro e segna per un 25-19. Pronto Nicola Sporro sul tavolo del cambio, perde la maniglia del pallone il numero 10 Longati, intanto esce un ottimo Luca Bernia ed entriamo con Nicola Sporro che ha benissimo figurato contro Cadorago poggiando una difesa veramente di categoria superiore. Stegalli che gira sui due occhi, ancora Stegalli, arresto e tiro di Stegalli, non va, questa sera canestro per Stefano è stregato, fuori per Nicolas per Boss, chiama l'alto chiama Botti restituisce il pallone, Boss che gira, pronto a ricevere Stegalli, non viene guardato, adesso riceve Stegalli, va in uno contro uno, stoppato molto bene da Zonta, sempre 25-19 per i nostri ragazzi, 8 secondi al termine dell'azione, riprende la palla Botti, Porro per Moscatelli e poi fallo in attacco, blocco irregolare di Stegalli dopo che Botti aveva fatto un buon arresto e tiro, cambio per le file della Pallacanestro di Rovello, entra Gorni Cristian che è passato senior quest'anno, 1992, 21 anni,
contro il numero 10 che cerca di ubriacarlo, va in uno contro uno, non ce la fa, poi Bosch ricade e si rifà male, si è rifatto male, povero, è caduto male, ha preso un colpo in pancia, rimessa dal fondo per i ragazzi di Como, triplo blocco per liberare Piffaretti, Zonta, Zonta per numero, rubiamo Porro, rubiamo, andiamo a rubare e poi diamo la palla a Moscatelli, guardia, guardia playmaker, Boss, Boss che gioca in questo momento da playmaker, Botti, Botti che si muove come al solito, molto bene, prende un fallo dal numero 11 che è Bianchi e sono due tiri liberi per i ragazzi del Basket Rovello. Basket Rovello che primo di Botti è buono, Basket Rovello che esordirà all'entrata sul Seveso con la neopromossa all'entrata. Buono anche il secondo di Botti intanto, con la neopromossa all'entrata che si è rafforzata molto, esordirà venerdì 27 e poi il 4 di ottobre invece ci ritroveremo qui in casa per una partita contro il Ginato. Intanto uno contro uno, Spintoni contro Boss che non sta in piedi, realizza un canestro facile il numero 9, Botti raccoglie il rimbalzo dalla retina e la dà a Moscatelli, Marco che la dà a Boss, a Botti, Botti per Boss, recupera la palla Christian che si posiziona nel suo angolino malefico per la bombetta da 3, uno contro uno di Moscatelli, fuori per la bomba di Gorni e ottimo il gioco di Christian, la sua mattonella non lo sbaglia mai, in penetrazione ancora contro Boss, poi fallo di braccio di smanaccio di Botti contro Zonta, rimessa laterale per i ragazzi della pallacanestro di Como, Bianchi, taglio di Zonta che non riceve, Bianchi finta il tiro, ancora Bianchi, ancora scarica fuori, Christian quasi intercetta, quasi stoppa Mosca e poi non toccando il ferro si resetta il cronometro e quindi giochiamo uno, siamo 30-21 per i nostri ragazzi. Botti distratto, Botti, Moscatelli conduce l'attacco, Boss si fa anticipare molto bene dal numero 9, va a stopparlo, commette fallo, buono il canestro e tiro libero supplementare, 30-23, Boss è ancora leggermente sotto forma rispetto ai ragazzi, si è allenato un pochino meno, abbiamo questa sera anche in panchina il super capitano Roberto Banfi, 23esima stagione nel Basket Rovello, primo libero supplementare, scusate, non fatto, andiamo in contropiede con Moscatelli, Nicolas è pronto, non ha chiamato lo schema ma non si capisce cosa ha chiamato, Botti che blocca, Moscatelli pasticcia un po', poi Christian recupera molto bene il pallone, la dà Moscatelli, sotto per Botti che in tap-in va a realizzare, 32-23 per i ragazzi del Basket Rovello. Chiama lo schema numero 5 Piffaretti, blocco fuori per l'antagonista di Boss che ci sta dando il tiro da torcere, poi Zonta ancora in arresto e tiro da 3, realizza, Zonta ce ne avrà fatti già 20 punti su 26, li avrà fatti lui, chiama lo schema Moscatelli, 1, esce Christian a ricevere il pallone, gira sotto Boss, 4 blocchi per farlo uscire, Botti ancora sotto, solo soletto, con una finta ne lascia 2 sul posto e poi realizza il 34-26, 3 minuti al termine, partita molto tranquilla che sta scorrendo via molto veloce, molto scorrevole, fallo di Nicola Sporro per una rimessa dal fondo per i ragazzi di Coach Zonta. Ora
2.56 al termine, riceve Piffaretti, finta l'arresto e tiro, Zonta in un buon arresto e tiro, ha picchiato la linea, quindi è un tiro da 2, ma si porta sotto sul 34-28, più 6 per i ragazzi di Rovello. Nicolas riceve sotto per Moscatelli, che gira intorno al suo avversario, si avvita e realizza anche lui il suo canestro. Ancora Piffaretti, siamo rilassati, arresto e tiro, il numero 11 che non va, Gorni strappa il pallone, Christian vola in contropiede, arresto, bombetta da 3 in transizione, ha scalfito il ferro, chiama un gioco con calma, Zonta ancora, rubiamo ancora, Christian, ottimo, ottimo l'interpretazione, entra il numero 8 Seregni, buono il suo primo tempo. Abbiamo in panchina anche nella pallacanestro di Como il fratello di Marco Mosconi, che abbiamo trovato con piacere in questa squadra. Arresto e tiro intanto di Zonta, che ce ne fa altri 2, poi andrò a vedere quanti ne ha già fatti in questi 2 quarti, perché ce ne ha fatti veramente tanti. E allora per questi ultimi 2 minuti Manuel decide di far entrare Roberto, detto il K, entrerà al posto di Moscatelli, al posto di Boss. Gorni, penetrazione fuori per Boss, in punta di piedi, arresto e tiro che non va. Corrono forti i ragazzini di Como e ci fanno altri 2 pisellini che li portano a meno 4 quando manca 1.38 al termine del secondo quarto. Christian, chiamiamo lo schema, fuori per Moscatelli. Nicolas sportella sotto, in mezzo per Nicolas, sotto per Botti, non va il gioco dei 2 lunghi. Nicolas lo cura molto bene, lo ferma, gioca allora Piffaretti, scarica fuori per Seregni, arresto e tiro di Seregni, accarezza soltanto il vetro, Moscatelli che vola in contropiede, arresto e tiro di Gorni, non va, butta fuori il pallone, non riusciamo a conquistare il rimbalzo, cambio nelle file del basketrovello, esce Botti ed entra K per questo ultimo minuto di quarto. Roberto Vanfi, 40 anni, ha cominciato con noi a giocare, poi la sua costanza, la sua bravura l'ha premiato ed è arrivato anche lui alla Serie C. Fallo intanto di Moscatelli, che regala 2 bei tiri liberi al numero 10 Longatti a 50 secondi dal termine. Primo libero buono, 36-33, secondo libero è un po' corto, riconquistiamo la palla con Boss. Boss chiama lo schema, riceve la palla Nicolas fuori per Boss, ancora gioca sotto per K, no, gioca fuori per Moscatelli, 9-8, arresto e tiro di Moscatelli, ottimo arresto e tiro di Moscatelli. Ciuffo ribelle, nuovo ciuffo ribelle del basket Rovello. 23 al termine, 22 per giocare, c'è un secondo di discordanza. Seregni ancora per Zonta sotto, che viene curato molto bene da K, non viene fatto girare, sportello e poi fallo di K. 2 tiri liberi sempre per Zonta, d'altronde i centimetri vanno difesi, K avrà 15 centimetri di differenza con Zonta ed è giusto che l'abbia curato così. Buono il primo libero di Zonta, 9 secondi al termine del secondo quarto, 38-34, partita buona anche il secondo, partita lì, i nostri ragazzi stanno spingendo poco, 7 secondi al termine, dobbiamo fare un blocco per Boss. Fallo in attacco di Nicola Sporro, perché ha allargato un pochino la gambetta, fallo inutile, ma Leonio Senigo ha deciso di dare il fallo. Seregni ancora, arcobaleno di Seregni che non va a buon fine, e quindi andiamo io e Piero a prendere un caffè mentre le squadre vanno a bersi un tè freddo negli spogliatoi. A dopo. Riprendiamo con la nostra fantastica telecronaca, vediamo
le spallone grosse grosse di Luca Bernio, che sta colloquiando con l'arbitro mister Leonio Senigo. Ricordiamo che l'altro arbitro è Galliani. Vediamo che è tempo di riprendere. Salutiamo anche il signor Zonta. Assolutamente no. Leonio Senigo cede il pallone a Luca, la palla a Lollo, Lollo che chiama subito lo schema papero. Bernia sotto per Beretta, fuori ancora per Lollo, finta al tiro, va in penetrazione, poi fuori per Barbisan, bomba da tre di Barbisan, gira sul ferro, fuori ancora Cristian per Lollo, chiama ancora lo schema L, butta il pallone, poi Beretta che recupera e poi va in uno contro uno, bloccone di Barbisan, buttato per terra, 9 secondi al termine, non riusciamo a girare, deviazione del numero 5, Pifaretti sul passaggio verso Massimo che non va, andiamo con la diretta, taglio di Gorni, Barbisan, attacchiamo, arcobaleno che non va, va benissimo, recuperiamo, poi fuori il pallone ancora per Luca Bernia, Lollo, ricominciamo la terza azione, 38-35 ancora, nulla è cambiato, Bernia per Cristian, blocco e poi pick and roll per Bernia che va in uno contro uno, è incontenibile Bernia contro il numero 12 Zonta. Pifaretti allora contro Lollo, blocco in movimento, Pifaretti gioca a due contro un ottimo scarico fuori di Bianchi per Pifaretti che realizza due punti, chiamiamo schema 1, blocco per Stefano Gorni, Cristian, Barbisan fuori per Beretta, arresto il tiro di Beretta, carezza il ferro ma non va, Pifaretti che spinge per Zonta per numero 11 Bianchi che va in penetrazione, Luca Bernia è costretto a spendere un fallo dei suoi per fermare la penetrazione molto rapida del giovanissimo ragazzo di Como. 40-37, vediamo Manuel che cosa ha raccontato negli spogliatoi ai suoi ragazzi. Buono il primo libero, buono anche il secondo, si portano molto sotto i ragazzi di Como, ora vediamo se riusciamo a velocizzare un attimo il gioco e a concretizzare un pochino di più. Luca Bernia lo restituisce a Lollo, pronto ancora per ricevere, blocco di Barbisan che gioca il pick and roll, sotto poi concretizzato con Beretta, fuori per Lollo per Cristian, sotto per Barbisan che perde la maniglia del pallone e poi esce clamorosamente il pallone, il gioco è stato fatto bene, abbiamo perso la maniglia sull'ultimo passaggio, allora ancora Beretta su Seregni, uno contro uno e poi viene scaricata fuori verso Pifaretti il numero 10 Longatti, Seregni ancora che si avvita, arresto e tiro, neanche il ferro, Luca Bernia con il pallone, Gorni, Lollo fuori per Beretta per Bernia che si fa anticipare dalle braccia lunghe e poi Seregni va in contropiede ed è il primo vantaggio degli ospiti, 41-40. I ragazzi del Ravello sono rientrati un pochino mollicci, Lollo che va dentro, una penetrazione facile, sbagliamo il tiro e conquistiamo due tiri liberi, fallo di Seregni, due tiri per Cristian Gorni. È buono il primo tiro libero, stasera il tifo è piuttosto silenzioso, ci sono tanti osservatori anche di altre società a vedere il basket Ravello come gioca. Salutiamo gli osservatori delle altre società, recuperiamo un rimbalzo con Luca Bernia, fuori per Max Barbisan, Beretta che si fa intercettare il pallone, dobbiamo rimediare, arresto e tiro cortissimo che poi esce e quindi rimettiamo da lato
cambiamo con Boss, esce Simone Beretta ed entra Andrea Bosa. Lollo chiama il papero, intanto Manuel ha qualcosa da dire. Bosa sotto, anticipato sempre da Sereni, scivolone di Bosa, poi bomba fuori per Christian. E poi nel tentativo di tirare viene ancora smanacciato Luca Bernia, che riconquista altri due tiri liberi. Bosa è stato falciato amaramente in mezzo all'area senza che gli arbitri se ne accorgessero. Due tiri liberi per Luca. Ed è buono il primo libero. Secondo libero per Luca Bernia. Il ferro lungo per il secondo libero. 42-41 per i ragazzi di Rovello. Sotto Sereni contro lui, contro Bosa. Arresto e tiro di Sereni. Bernia conquista un rimbalzone sopra il ferro e poi Lollo corre. Nessuno che taglia sotto. Allora Bernia. Bernia per Lollo, gioca pick and roll. Perde la maniglia del pallone, commette infrazione di doppio palleggio. Era pronto per scaricarla prima, invece poi ha perso l'attimo e ha mollato la presa del pallone. E allora Piffaretti contro Lollo, Boss contro Sereni. Anticipa molto bene Gorni, che quasi riconquista il pallone. Arresto e tiro di Piffaretti, che poi commette fallo su Lollo, non fischiato. Bosa, scarico sotto per Barbisan. Tentativo di scoppata di Sereni, gira veloce il pallone. Ancora Sereni in arresto e tiro e non va, troppo precipitazione in questa azione di Como. Bosa, Bosa ancora, Bosa per numero 16, Lollo va in uno contro uno, in penetrazione, cerca il tiro libero, cerca il terzo tempo facile e invece conquista due tiri liberi. Doppio cambio nelle file della pallacanestro di Como, entra numero 9 Radenkovic ed il numero 15 la Carbonara. Buono il primo libero di Lollo, con una percentuale di realizzazione di tiri liberi molto vicina al 100%. Adesso lo sbaglierà sicuramente, no, lo fa anche questo. 46 a 41, facciamo lo schema basso, Piffaretti in penetrazione, ubriaca Lollo, scarico fuori per Zonta, che ha vita facile nel realizzare due punti. 46 a 43, Luca Bernia uno contro uno di Christian Gorni, che appoggia troppo leggermente il pallone sul ferro e gli resta lì in bilico. Passaggio preso con poca attenzione con il numero 15 la Carbonara, che si lascia sfuggire il pallone perché ha anticipato l'azione che doveva compiere e quindi non è stato concentrato sull'acquisto della palla. Papero e fallo in attacco di Bosa, che spinge, incredibile, dopo che è stato falciato e non gli è fischiato niente. Ora rimessa per i ragazzi di Como, fallo molto discutibile che poi rivedremo nell'instant replay della nostra web tv. Penetrazione, passi non fischiati di Radenkovic, due punti che lo riportano a meno uno nei confronti del basket Rovello. Lollo ancora per Boss che fa finta, arresto e tiro, non va. Barbisani conquista rimbalzo, va con la destra e non va. Allora Bernia, fallo ancora, il numero 11 Bianchi, incontenibile Bernia questa sera, non ha nessuno che ha la sua prestanza fisica. Cerchiamo di realizzare questi due tiri dopo che
mancheranno ancora 4 minuti e 20 al termine. Buono il primo, 47-45. Secondo libero per Luca. Buono anche il secondo libero di Luca Bernia. Lollo contro i Faretti, velocissimo, che scarica fuori poi per Zonta. Rimbalzo conquistato dai ragazzi di Zonta, da Bianchi, che si trascina però il pallone fuori dal campo, e quindi riprendiamo con una rimessa per noi. Cristian Gorni, doppio blocco per Bosa, che fuoriesce dalla parte sinistra, sotto per Vernia fuori per Lollo che va in arresto e tiro, il tiro da tre, prende il ferro lungo, rimbalza fuori. Allora Radenkovic, blocco e poi pressione, e poi super pressione di Bernia. Sotto pressione i ragazzi vanno un po' in confusione. Bernia che fa un oli-oop per Barbisani. Gorni che fa il facilone e scarica fuori. Avrei tirato, visto la sua percentuale, visto la sua manina, avrei tirato da fuori. I ragazzi di Como vanno ancora in uno contro uno, scarico per Lollo però da parte di Bianchi, e allora Bos che va in sottomano di sinistro, resta corto, si palleggiano poi sui piedi i ragazzi di Como, ed è suscita qualche protesta questa decisione. Gli arbitri non cambiano la loro idea. Leonel Senigo che cazzia Bosa, dice che si arrabbia per niente. Vediamo Piffaretti che gioca contro Lollo. Boss che gioca. Grandissimo intervento di Lollo. Cristian, mi sembra un po' addormentato questa sera. Bernia, Cristian, Barbisan, bombettina di Barbisan, scolpisce il tiro. Bernia riconquista il rimbalzo. Lollo ancora, giochiamo Papero per Boss, fuori, riprendiamo il gioco. Luca Bernia, ancora Boss che va a cercare falli. Gira sotto, fallo in attacco, incredibile fallo in attacco di Leonardo Senigo. Minuto di sospensione che è fischiato da Manuel Ciglio, veramente decisioni arbitrali parecchio contestabili. Fallo a Bosa in attacco che stava andando in penetrazione, i difensori curavano, vabbè, questo è il volere degli arbitri e noi obbediamo. 2:23 ancora da giocare, 4-8 Rovello, 4-5 pallacanestro Como. Ricordiamo che questa sera sta riposando anche Davide Terragno, nostro grande playmaker guardia, che osserva un turno di riposo per prepararsi molto bene per le finali che ci saranno sabato e domenica nella palestra di Cermenate, dove presumibilmente avremo il piacere di incontrare il Cermenate o il Lentate, a seconda di come si classificheranno nel loro girone. E poi riposa Del Pero, Gabriele Del Pero, playmaker del 94, come dicevamo prima, nuovo arrivato nel roster della pallacanestro di Rovella. Conduce allora ancora i giochi Piffaretti contro Lollo, giocano a due con ancora Radulovic, arresto e tiro improbabilissimo di Radenkovic, scusate, e allora Lollo che gioca transit.
Franzi fuori per Boss, anticipato ancora, servito male Boss, Radenkovic ancora, Boss che cerca il fallo, non riesce a giocare Boss, Bosa non riesce a giocare, fa male la gamba, ha preso un colpo e allora vediamo che rientra Moscatelli, Marco Moscatelli. Moscatelli che farà da guardia con Lollo. Gormi esce da tre blocchi, doppio blocco ancora, blocco per Berni, Berni va in uno contro uno, va contro quattro persone, non riesce a realizzare il canestro, peccato, non hanno fischiato questa volta il fallo di sfondamento gli arbitri, però ora vediamo altri due tiri liberi per il nostro Luca Bernia. Primo libero è perfetto, 49-47, 1-26 da giocare. Zonta, che lo ricordo su diverse panchine, tra le quali quelle del Tavernerio. Secondo libero buono, Zonta che incita i ragazzi di Como. Contropiede velocissimo, un taglio che non viene eseguito. Moscatelli che non fa un fallo utile, in quanto Radenkovic è andato in penetrazione molto facilmente, dovevamo stoppare ma siamo andati solo a fare fallo col corpo e quindi 50-49, un tiro libero supplementare che viene realizzato e siamo 50 pari a 1-18. Non farci il quarto quarto come sappiamo farlo, come al solito. Allora Luca Bernia, Lollo, Bernia, Mosca, Mosca che gioca due con Bernia, non c'è il gioco, allora Barbizan andrà in uno contro uno, arresto e tiro di Moscatelli che non va, però Barbizan riconquista, schiaffeggiato due volte dal numero 11 e dal numero 12 e poi conquista altri due tiri liberi con Barbizan che porta la maglia che l'anno scorso era di Lele Zoia, che quest'anno gioca nella Pallacanestro di Lomazzo in Serie D. È storto il primo libero di Barbizan, secondo libero è buono, impareremo a conoscere questi nuovi giocatori, magari li intervisteremo di volta in volta così li conosceremo bene. Rubiamo ancora con Bernia che poi porta indietro il pallone, avanti ancora Lollo, Lollo, giochiamo Mosca, giochiamo Transi, Barbizan che sale a ricevere il pallone, Lollo, Lollo che farà un blocco a sinistra e poi giocherà pick and roll, concretizzato il pick and roll, non trattenuto il pallone, è stato un pelino alto da parte di Luca Bernia. Ancora fallo di sportellate tra Mosca e Radenkovic, due tiri liberi, 19 secondi al termine di questo terzo quarto, un pochino ignorante oserei dire rispetto agli altri due. Le squadre stanno ancora oliando tutti i meccanismi. Ora due tiri liberi per Radenkovic, il primo che va dentro e vanno sul pareggio. Secondo libero per Radenkovic, è buono anche il secondo libero e vanno più uno. Mettiamo il gioco a sinistra, Lollo, Lollo viene conteggiato, gioco a due, è ottimo, gioco a due tra Lollo e il grande Luca Bernia che conquista due punti e conquista anche il tiro libero supplementare a un secondo al termine. Abbiamo giocato in 4 secondi un'azione velocissima, libero supplementare per Luca, buono il libero supplementare, andiamo sul 54-52, termina il terzo quarto, vediamo Boss che si sta facendo
un bel sacchettone di ghiaccio sul muscolo. E vediamo Manuel cosa ci architetterà per questo ultimo quarto di questa partita che sta terminando molto molto brevemente, più breve del solito. Va. Vediamo se rientrerà Botti al posto di Cristian Gorni, rientrerà magari Nicola Sporro al posto di Luca Bernia. E vedremo poi nelle finali di sabato e domenica, che vi invito a venire a vedere nella palestra di Cermenate, che saranno veramente molto avvincenti, dove ci saranno tutte e 10 le squadre, ma le squadre che si incontreranno per i primi quattro si incroceranno le squadre del basket di Rovello e della seconda, che potrebbe essere il Cadorago, contro dall'altra parte ci sarà sicuramente Lentate e Cermenate, che sono le altre due compagini di DC2 che fanno parte di questo torneo. Infatti entra Botti, entra Stefano Galli ed entra Nicola Sporro, i giovani di coach Zonta invece rientrano con il quintetto che c'era prima, tranne tiene a riposo Seregni e Zonta, ed entrano i ragazzi, potete vedere sono giovanissimi, 95-96, questi ragazzi sono under 21. Riceve la palla Longatti, che poi fa fallo in attacco, e quindi riceve Lollo, giochiamo Papero, 54-52, Nicolas, il taglio per Stegalli che non c'è, Botti taglia di sotto, allora Botti girerà fuori per Stegalli, per Moscatelli, Moscatelli che va in arresto e tiro, esecuzione quasi da manuale, ci voleva anche il ciuff finale, si gira e poi fa passi, viene realizzato un canestro improponibile dopo i passi non fischiati. Abbiamo fatto un fallo inutile, abbiamo fatto segnare due punti al numero 15 la Carbonara, che poi ci realizza anche il tiro libero supplementare, e vanno più uno, e se non ci svegliamo i ragazzini ce la fanno pagare alla stragrande. Chiamiamo Papero ancora, Nicolas, e poi Nicolas conquista un fallo di la Carbonara che si attacca e poi si stacca, e quindi Moscatelli, farei un Moscatelli per Lollo, Nicolas riceve ancora per Moscatelli che va in uno contro uno, scaricata fuori un pochino male, e poi corrono forti i ragazzini di Como, Lollo Lanzi va a stoppare, realizzano facile un canestro, anche se Lollo Lanzi non gli ha portato via il pallone, tiro libero supplementare, primo fallo di Lollo, 5-7-5-4 per gli ospiti, che ora vanno sul più 4. Ora dobbiamo rincorrere, chiamiamo schema 1, Moscatelli per Stegalli, Stegalli sotto per Botti che andrà a girare sotto, fuori per Nicola Sporro, per Lollo Lanzi, Lollo Lanzi per Botti, Nicolas, arresto e tiro di Nicolas, non va, non andiamo a prendere il rimbalzo con Botti, penetrazione con il gomito alzato, che se la facevamo noi ci davano fallo, invece fischiato nulla. E poi Radenkovic che viene stoppato da Moscatelli, Lollo e Moscatelli che va in rovesciata, non va, Botti che fa passi e non vengono fischiati, e poi realizza 5-6-5-8, giriamoci e andiamo a difendere, andiamo a difendere, difendiamo ancora, difendiamo contro il numero 10 Longatti e poi il numero 11 Bianchi, che cerca di ubriacare Nicolas ma non cede, ancora arresto e tiro con sfriso del ferro da parte del numero 11, e poi Moscatelli che scarica fuori per Stegalli, mette a posto i piedi, arresto e tiro di Stegalli, non va, Nicolas rimbalzone,
e poi Mosca butta fuori il pallone, la rigiochiamo, abbiamo 20, ancora 20 da giocare, blocco di Botti, gioca pick and roll, fuori per Stegalli che riprova la bombetta e questa volta la manina morbida di Stefano Galli ci riporta sopra di uno. Forza ragazzi, giochiamo come sappiamo. Partenza velocissima dei ragazzi di Como, scaricano fuori per Longatti, arresto e tiro e poi Nicola Sporro con un intercettone spettacolare recupera il pallone, Lollo sotto per Botti, Botti fuori per la manina di Stegalli che ce ne fa altri tre e andiamo a 61-58 con 6.50 da giocare. Ancora due difese buone così, chiuso, gancio, una speranza, una ricerca di miracolo del numero 15 Saponara e poi penetrazione velocissima di Lollo Lanzi che va a cercarsi il fallo e i due tiri liberi. Intanto Zonta chiama minuto di sospensione per chiacchierare un po' con i suoi ragazzi. Abbiamo ancora qualcosa da dire ai suoi ragazzi. Zonta non è ancora terminata, mancano ancora 6 minuti, una vita per finire questa bella partita che sta scorrendo via veloce come tutte le partite di precampionato naturalmente. Ricordiamo ancora una volta che la prima partita che riprenderemo qui del campionato di Serie C2 sarà contro la Pallacanestro di Olginate di coach Marzio Puglisi, che sarà sicuramente una bellissima partita perché Olginate ha sempre dato tanto filo da torcere al basket Rovello e quindi poi tutte le squadre si sono migliorate un pochino quest'anno, sono tutte un pochino più forti rispetto all'anno scorso e quindi vi aspettiamo sulle frequenze di Piero da Salonno e sui canali YouTube di Piero. Due tiri liberi ora per Lollo Lanzi, dove siamo 61-58, primo libero di Lollo, prende il ferrino, il ferro lontano, cerchiamo di fare il secondo libero, è buono il secondo libero di Lollo, 6-2-5-8 più 4 Rovello. Ancora Piffaretti contro Lollo. La Saponara. Ancora la Carbonara. La Carbonara che ha 5 secondi per giocare. Passo e tiro. Sputato dal ferro. Riprende il rimbalzo Stegalli. Lollo. Lollo per Botti. Botti che finta. Fa una finta di vista e poi va nel suo solito modo di gancio sotto canestro dalla parte sinistra che così è instoppabile. Fuori per la Carbonara. Sotto, lasciato, dimenticato da tutti, Radenkovic e quindi realizzano il punto del 64-60. Stefano Galli per Moscatelli, ancora da oliare i meccanismi di Moscatelli. Lollo che perde il pallone, per fortuna che Moscatelli ci mette un braccio ed interrompe l'azione di contropiede. Cambio nelle file del basket di Como, esce Longatti ed esce Bianchi e rientra Seregni e Zonta, rientra anche Cristian Goni al posto di Lollo Lanzi, il playmaker lo farà Moscatelli o Stefano Galli. Gestisce la palla allora Piffaretti, scarica per Zonta che butta una preghiera antistoppamento e poi lanciamo in contropiede con Moscatelli. Recuperano velocemente i ragazzi di Como, ancora Radenkovic. Ancora Radenkovic, arresto e tiro di Radenkovic, cortino, Botti, corriamo con Stegalli,
che perde la maniglia del pallone, temporeggia. Allora Botti, Botti per Gorni, Christian che non ci mette la bomba, ma che ce la potrebbe mettere. Preso il pallone nettamente da parte di Moscatelli, 64-60, ed è un fallo per i ragazzi di Como, terzo fallo di Moscatelli. Rimessa per Piffaretti, chiama fuori Seregni a ricevere il pallone, eccolo che lo riceve, poi gioca per Zonta, Franco bollato da Jack Porro, ancora arresto e tiro che va dentro da parte di un ottimo Zonta, che questa sera avrà fatto 30 punti forse. Allora ancora Moscatelli per Christian per Stegalli che butta un pallone per Nicola Sporro, che poi non va nel posto dove deve andare. Allora Seregni per Piffaretti, che si palleggia sulle ginocchia per eccessiva fretta. 6-4-6-3 a 3.55 al termine. Giochiamo Papero, playmaker Mosca, collaudiamo il playmaker Mosca. Botti che finta e poi va in uno contro uno, non realizza. Stegalli e poi Botti e poi ancora Stegalli, conquistano il pallone. Nicolas per Gorni per Botti, gioca a due con Nicola Sporro, passi di Nicola Sporro perché salta e poi riceve il pallone, non si capisce. Un bel piattone di Nicola Sporro che serve i giocatori di Como, chiamano schema basso, 6-4-6-3, 3-35, ci svegliamo ragazzi, vorrei portare a casa questa vittoria. Stefano Galli e poi Botti che va a rubare il pallone su Zonta, quarto fallo del basket Rovello. Abbiamo il prossimo, saranno tiri liberi. Ora rimessa dal fondo per i ragazzi di Rovello, di Como, terzo fallo di Botti, esce e poi va in uno contro uno contro Nicola Sporro in arresto e tiro, che viene sputato dal nostro ferro amico Stefano Galli. Lo chiamo in transit, Botti per Mosca per Botti, sotto, servito benissimo da Nicola Sporro. Botti non riesce a realizzare, ma conquista due tiri liberi. Ottimo Botti, ottimo Nicolas, ottimo assist dei due lunghi. Cambio, entra, riesce Piffaretti, allunga la squadra, rientra Bianchi. Si cambiano i giocatori. Vediamo Botti che realizza il primo in modo molto tranquillo. Secondo di Botti, va dentro anche il secondo. E ora porta palla Radenkovic. Seregni stoppato in modo molto plateale da Botti, che commette il suo quarto fallo. Due tiri liberi, quarto di Botti, due tiri liberi di un buon Seregni, primo di Seregni è dentro. ...2.56 ancora da giocare, secondo di Seregni è fuori. Nicolas Stegalli chiama l'uno e Christian, ancora Christian lungo per, troppo lungo per Moscatelli, che fa fatica a intercettare il pallone. 6-6-6-4. Cambiamo, allora metteremo addosso Moscatelli, cambieremo Moscatelli e metteremo Lollo, e poi mettiamo ancora metteremo ancora Luca Bernia. Arresto e tiro intanto buttato nelle ortiche dal numero 15, la carbonara. Chiamiamo il Papero. Botti sotto per Gorni,
che va a palla a Stegalli, ancora Gorni che la sua bombettina da tre dal suo angolino la mette sempre. Sono le impronte delle sue scarpe là in fondo, quando mette i piedini sulle impronte sono tre punti sicuri. Ora Radenkovic cerca di ubriacare Christian Seregni. Seregni cambia uomo con Botti, strappiamo un ottimo rimbalzo che poi ci viene ristrappato e poi niente, perché scadono i 24 secondi. 6-9, 6-4, Botti e Mosca fuori, buona la partita dei ragazzi, rientra Bernia e rientra Lollo Lanzi al posto di Moscatelli, rientra anche il numero 5 Piffaretti nella squadra di Como. Lollo che gioca con Bernia, giochiamo con le due torri in questo momento. Fallo di ginocchia su Stegalli, di Seregni, sono ultimo il quarto fallo di squadra e quindi rimetteremo dal fondo. 1.33 da giocare, i prossimi sono tiri liberi. Giochiamo fuori per Lollo che non riceve, però poi il pallone correva troppo veloce e Piffaretti non è riuscito a trattenerlo, quindi riconquistiamo, diamo la palla a Bernia per Stegalli per Lollo, richiamo transit. Allora andiamo in uno contro uno sotto per Bernia, ottimo assist di Nicola Sporro per Bernia, tre falli su Bernia non fischiati e poi finalmente realizziamo 7-1, 6-4, 1-16. Stiamo attenti ancora, dobbiamo avere ancora un possesso per portarci avanti. Chiudiamo, Lollo Lanzi fa fallo sul numero 12, che sono le mani più buone del basket di Como. Saranno due tiri liberi per Zonta Junior. Fallo di Lanzi è il secondo. 1-0-6 al termine, 7-1-6-4 per i ragazzi di Rovello. Primo libero è un ciuffo pulito, secondo tiro libero, ora facciamo entrare K, secondo libero non va, Lollo, blocco di Nicolas, gioco a due, Lollo, arcobaleno e la mette, 73-65 più 8. Porta Piffaretti il pallone, gioca due in giro e poi si lotta come i forsennati sotto il tabellone. Conquistiamo una rimessa dal fondo per noi, cambio nelle file del Rovello, esce Nicola Sporro, entra K per questi ultimi 38 secondi. Rimessa dal fondo, la farà Stegalli, la farà Luca Berni, invece no, cambio di ordine, riceverà Stegalli, negli ultimi 38 secondi porta lui la palla, 7-3-6-5, la partita è portata a casina, è iniziato il gioco, vediamo fare il gioco per Luca Bernia, sotto per K che deve andare a realizzare, stoppata e poi rimessa dal fondo, se ne è trovato uno davanti più alto di lui, sono 6 secondi al termine della partita, a 6 secondi al termine dell'azione, 20 al termine della partita, salviamo, fuori Lollo, bomba di Lollo, il bombarollo che non va, Berni ancora riconquista la palla e poi commettono un fallo, non volendo finire la partita commettono un fallo e poi andiamo a fare gli ultimi due liberi di Lollo. E poi ci saranno ancora 11 secondi da giocare. Abbiamo giocato un quarto, esattamente un quarto, come sappiamo giocare. E lì un pochino di differenza c'è stata. Buono il primo libero di Lollo che ci porta sul 74. Fuori, e poi Luca Bernia che ci porta sul 76.
a 65 e poi altri due tiri liberi che ci portano sul 78, la rimessa dal fondo. I ragazzi volevano terminare così, invece siamo stati costretti a segnare altri due punti, ce l'hanno messa in mano. Rimettiamo e poi andiamo a finire la partita. Finisce questa partita sul 78-65 per i ragazzi di Basket Rovello. Ci vediamo sicuramente il 4 di ottobre contro un ottimo Basket Olginate. Amici di Piero del Saronno, buonasera a tutti.